Ed eccoci qua. Buonasera, buonasera. 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 Scusate il ritardo, salve, stavamo tutti cazzeggiando un po' con tutti gli overlay qua, tutta la grafichetta. Nuove tecniche, nuove magie. Sì, sì, sì. Lorenzo si è preso bene questa settimana e ha fatto i suoi magheggi da mago. Sì, sì, ho fatto i magheggi e ho anche stroiato un po' di impostazioni che non si dovevano toccare. Sì, sì, ma a volte si fanno. Salve, salve. Più spicy. Buonasera Davide Madia, da un sacco che non ci si becca, caro. Tutto bene? Tirate Daniela a fare le cose, credo che ormai sia troppo tardi per questo task. Ma poi glielo imposteremo il suo piccolo schermo in 4 terzi. Allora, io sto cercando di mettere bene le cose, ma mi sa che devo accendere il terzo schermo, ragazzi. Doveva succedere proprio. Scusate, eh. Perché sennò non vedo Lorenzo e mi triggera un po' la cosa. Esattamente. Cosa è successo? Perché io non vedo la stream. Ma a parte che l'ho detto prima, Lorenzo, Daniel è praticamente un K-popper in quell'immagine, non so perché. Grazie Cryosec, ero mutato. Tutto bene, tutto bene. Allora, aspetta, facciamo che Lorenzo lo metto qui su questo schermo, così siamo tutti belli e monelli, e ho anche me, così se sono brutto posso vedermi. Molto bene. Attualmente sono mediamente brutto. Alzerai il volume di Lorenzo. Sta streamando Lorenzo oggi, attenzione. Prova. Dimmi. Io non c'entro niente. Com'è quest'audio? Già meglio. Ovviamente posso anche alzare la grafica. L'altra volta l'ho dovuto buttare giù di brutto. Vediamo. Sei crashato per fare questa cazzata. Okay. Vediamo. No, sei crashato male. No, è ancora pronto. È pronto a combattere. Ok, anch'io penso di poter mettere un quality abbastanza alto. Vediamo se muoio o no. Allora, io non vedo la schermata di gioco, ovviamente. Ah, vi ricordo che abbiamo aggiunto alcuni alert, tra cui Lorenzo SMR, che obbligherà Lorenzo a fare un piccolo stacchetto SMR. E se tutto va bene, la settimana prossima, a questi, da parte le donazioni classiche, che avranno in aggiunta un suono e un piccolo logo che comparirà sullo schermo, avrete niente po' di meno che riscattare cose coi bit, no, coi bit, coi altri, con i link in canale. Tipo suono di Daniel che parla. E partirà un suono di Daniel che parla. Lo so che lo stavate aspettando. Lo so. Tutto bene anche noi, Davide. Non so se hai già conosciuto Lorenzo, che è il nostro nuovo bassista. Salve. Anche lui videogiocatore incallito pazzo in culo. Lorenzo ha in realtà il microfono, quello con le orecchie, l'ambisonico. Magari, quello che nasconde, magari. Perché si vergogna. Quello qui. Questo era un piccolo, una piccola prova gratis. Sì, esatto. Mai più. Stia, io ho fatto la stanza, eh. Ah, ok. La password è sempre la stessa? La password è la canzone Jets. Porca. La password è in chiaro. Cosa? La password è in chiaro. Cosa vuol dire la password è in chiaro? Cioè, hai letto la password? Ma la password è in chiaro, ce l'hai anche te nello stream, nel mio stream. Quindi è in chiaro in chat.
Sai che non ho capito cosa Ciao, hai... campione! Campione! Non ho capito cosa hai detto. No, non c'è ancora la tua, non c'è ancora il tuo stream, eh. Siamo ancora in... Cosa? Non c'è ancora il tuo stream, siamo Ah, ok. Ah, certo. Okay, okay. Perché mi hai preso? Faccio sicurezza informatica, metto le password in chiaro. Hai ragione. Beh, questo gioco lo fa. Questo gioco lo fa. Buonasera da Dave Rhapsody. Immagino che sei Dave l'amico di Matthews. Il mio secondo Dave preferito. Mi spiace, il primo Dave è occupato. Davide Madia, tu sei Davide, quindi hai un posto speciale nel mio cuore. Parto con il tempo per vedere se finisco a fare i cyber security con loro. Io credo che non vorrò mai più farmi portare qualcosa con un coso di Veko, per paura di Matthew. Prima di far esplodere. Devo controllare a che livello siamo arrivati. Ma io facevo Lord o Peasant? Anche perché non si può cambiare, quindi c'è sì, poco esatto, da... ma tanto adesso avremo tutti e due gli schermi, perché abbiamo aggiornato le grafiche. Sai che c'è soltanto un problema, Ste. Io sto guardando i livelli, e sì. Che adesso posso anche far vedere io non posso vederli. Agli altri. Okay. Boom, non è vero. Fammi ricondividere e noi dovremmo... storia. Non mi ricordo bene dove siamo arrivati, ma se tanto mi dà tanto, questi sono i livelli che abbiamo fatto. Scusa, Promenade the Council, Battlefield in teoria era la... Dove la siamo arrivati. La scacchiera, no? Il campo di battaglia. Sì, mi sa che... Sì. Ah, sì. O è Arena, era il campo di battaglia. Credo che the Council Battlefield sia quel coso tondo in cui eravamo arrivati, che dovevamo ancora iniziare praticamente. Ma quale? Quello dove siamo arrivati alla fine dopo che abbiamo staccato, cioè prima di staccare. Ok, perché qua Inz. Perché qua ho paura che manchino soltanto due livelli. Come mancano due livelli? Potremmo avere un problema di tempo. E vabbè, poi streamiamo, giochiamo qualcos'altro, dai. Io ho installato Fortnite, te lo dico. Ce l'ho anche io, ragazzi, nel caso te provi a giocare a Fortnite, meglio di così. Sì, temo che dalla volta prossima dovremmo iniziare il nuovo capitolo di questa serie. Beh, se vi piace, comunque sì. C'è Keep Talking, quello forse ce l'ho in giro da qualche parte. Keep Talking ce l'ho. Se hai il manuale. Posso? Nel caso. Vabbè, lo si trova su internet. Sì. Completamente legale, ovviamente. Non so di cosa stai parlando. Va bene, sì, nel senso. Fermiamo ogni breath. Tra l'altro i manuali di ovviamente si tutte le anche... canzoni che sentite in sottofondo sono i nostri pezzi, i pezzi di Deviant Gothic Sound, una band, una cosa particolare. Bravi, o forse no. Un nuovo comando in chat, punto esclamativo videos, e spammano i quattro video principali del canale. Tanto c'è anche punto esclamativo Matthew, se non sbaglio, che spamma Matthew con un piccolo insulto, perché giustamente si può voler tutto nella vita. Ah, Matt, eccolo lì. No, non video pornos, quello lo devi cercare su, devi cercare Daniel Tanzer su Pornhub in quel caso. Devo fare ridi? Devi fare ridi, ma io non so da che livello partire, Arena o Battlefield, perché secondo me è Arena. Sì, Battlefield è l'ultimo che abbiamo fatto. Prova a fare Battlefield? Cioè, provane uno, mi fido di te. Anche perché il problema della scacchiera è che non sappiamo comunque rifarlo, quindi no, deve uscire per forza. Esatto. Battlefield potrebbe essere la scacchiera. Sì, era quello. Ma il fatto è che guarda i colori, cioè, secondo me è Arena. Ah, io non posso cliccarli, ho bloccato, ridi. Perché ovviamente sei tra il capo. Ridi, Stefano, ridi. Sono ridi, sono molto ridi. Ma c'è un piccolo timer in alto che non sai che siamo solo in due. Molto utile. Ti è piaciuta l'immagine che ho fatto per la live di oggi? Con me e Lorenzo. Stupenda. La bellissima e immagine. Dico citazione al nostro Marco. Bellissima immagine che hai fatto e che poi ti sei dimenticato di pubblicare. Sì, l'ho pubblicata tipo le 6. Ho detto, sì, ma adesso mentre pranzo. E invece, a volte il pranzo funziona solo per me.
No, forse è solo mod come comando, allora. Può essere? Mi sembra strano, un po' da stronzi anche. No, è quello giusto, eravamo qui, no? Sì, perfetto, perfetto. Hop. Allora, vediamo Quindi come. non finisce fra un livello il gioco, No, così. ne abbiamo ancora tre. E se sono difficili come Dai. quello di prima, ci facciamo la serata. Dai, è andato. Come vedete, abbiamo messo lo split screen. Io sto coprendo la parte di Stefano sul mio schermo con la chat, altrimenti finiremmo il gioco in 10 minuti, quindi non è quello che vogliamo. No, esatto. Sono caduto giù nel mondo di gioco. Hai rotto la mappa? Hai visto? Cioè, no, non lo stai vedendo, cioè No, avete no, visto voi no. in chat. Io ovviamente E non guardo. quindi. E quindi. Dai, Oh scusa. no! Oh no! Posso farti un piccolo trucco di magia, guarda, eh. C'è un problema. C'è un No. piccolo problema, non so Scusa, cosa fare. adesso voglio vedere la tua. Ho fatto un niente. piccolo cadere dal mondo di Unity. Sono entrato in una porta, ho detto sarà il modo giusto per E no, iniziare il non gioco, c'è diciamo. restart. A meno che non c'è te che sei il boss, provo a vedere. Io non. Benvenuti a una live di qualità con giochi solo di qualità. Giochi rottissimi, perché non riesco a usare le impostazioni. C'è solo quit game che mi esce dal tutto il Ok, gioco, non vale, sono sicuro al 100%. Vabbè, farò quit game. No, aspetta, ma se io cerco di morire in qualche modo. No, your partner left, no. Ok, no, mi fa ripartire dal menu, dai. Bene. Dimmi che c'è la stanza. No, ok, dobbiamo rifare la Ovviamente stanza. non c'è la stanza. Ora chiamo Daniel Thunder e ti picchia, guarda, almeno a noi il microfono funziona. Un cuore per Daniel Thunder, il mitico campione. Aspetta, perché io effettivamente non mi vedo, cioè c'ho la camera, il video di qua e la camera qui. Quindi non vedo come sono, se sono bello. Però adesso vi farò Sei vedere una feature per bellissimo. quelli nuovi con la telecamera che segue la mia faccia. Io invece faccio notare la feature di io piccolino nello schermo di Ste. Bellissimo. Stupendo. Oh no, non mi ricordo più il password. Jets. Ah sì. Tanto adesso lo vedono tutti, quindi. Vabbè, No, non è in chiaro, scusa. ma chi se ne frega, tanto No, no, è no, una certo. password, cioè. Quindi, arena è giusto. Ready? Non mi Io cadere dal. Per non mi muovo, io non mi favore. muovo più. Io non voglio più giocare a questo gioco. Ridati, ridati. Ridi. Pronti. 8 secondi di cosa? Cosa? 8 secondi? Siamo in ritardo di. Siamo già in ritardo di mezz'ora, quindi va tutto bene. Finisce 18 ore di lavorare, ma è andare a letto subito. Sai che faccio sempre questa cosa io? Vado sempre a dormire dopo che ho lavorato, mi sono devastato. È terribile. Allora, Allora. io non entro nella porta del male, di sicuro. Quindi se io Però non posso vado. fare niente. Ma scusa, se io vado avanti. L'altro giorno mi hai visto, tipo. Se io Sono. Sei vado. sotto, sei sotto. Mi Girati a vedi? sinistra, guarda in alto. Oh Eccoti, oh. ciao! Vedi? Ciao! Posso salutarti? No, posso solo farti la radiolina. Ma Sì. Bene. lagga un sacco ste, non sono io il problema in questo caso. Lorenzo dicono che lagga un sacco. No, O lagga la mia detto lagga un schermata. sacco ste, io sto guardando impostazioni della diretta. Fotogrammi A me è stato persi fluido. 93 su 12 milioni tipo. No, non ha senso. Ah, Ma lagga ti un arriva sacco che ste, lagga il mio magari. video? Sto guardando un attimo. Sì, beh, non è fluidissimo. Puoi provare ad abbassare la qualità da parsec, però non so. Abbasso un po' la qualità, magari la qualità grave. È sempre il Ah, problema dello sì. streaming, cioè, non ci ho pensato. Sì, può Un po' essere. di. Mi ha fatto dei magheggi perché non offre split screen direttamente questo gioco, quindi si gioca in Oddio, ora che ci penso, coop. come va il gioco VR? Il gioco VR in realtà l'ho già consigliato un pochino di tempo fa. Adesso dovrebbe andare un po' più fluido.
Vabbè, comunque sì, l'ho costruito un po' di tempo fa e ho preso 30 lode, quindi direi che è andato molto bravo. Il massimo 30 lode da gioco, guarda. Comunque, allora, se io esco dalla porta crasha il gioco, quindi non lo farò. Vuoi sbloccarmi un ricordo? Sbloccami un ricordo. Cosa stai dicendo? Dave. Aiuto. Ah, devi fare il percorso prima che scada il tempo? Hai sbagliato, di là c'è un'uscita. Ah, sei tu dei Rhapsody, allora. Sì. Ah, sì, mi ricordo. Capito. Aspetta, lo conosci? Sì, a questo punto sì. Al Gasoline di Liscate. Abbiamo fatto un pezzo insieme. Abbiamo fatto, se sei tu, se mi ricordo bene. Ah, sì, abbiamo fatto, me l'aveva raccontato. A Toulemon. Me l'aveva raccontato. Proprio lui. Me l'aveva raccontato. Lui. Ok, ritorna sulla X che ti dico cosa devi fare. A tu, mes amis. È vero come la ricordo. Ok, allora. Ah, perché cambia ogni volta. Ok, vai dritto a destra. Dritto a destra. Destra. Entra in quella porta, entra la porta. No, che no, porta? La porta, devi entrare la porta. Quella lì davanti. E niente. Non, sì, non sono porte. Cambia ogni volta. Che bastardi. Allora, rifai la stessa cosa che ti ho detto prima. Quindi, vado, correndo. Destra. Sì, sì, corri. Sinistra. Destra. Ecco, la X. Ok. Adesso devi fare il giro lungo. Io non ho delle X, te lo dico. Sì. No. Corri. Corri dritto. Destra. Ah, merda. È difficilissimo perché non vedo tutto qua da qua. Perché sto saltando? Cioè, controller che piglia malissimo. Ok. Aspetta. Ok, ci siamo. Comunque mi fa... Vai, sono pronto. Mi sembrava che cambiasse. Cosa stai facendo? Ok. Ci sono, scusa, mi ero incartato. Quindi... Oh no, è cambiato. Esci e vai a sinistra. Devi correre, sei accovacciato, non ce la farei mai accovacciato. Come cazzo? Ok, vai dritto. Sinistra. Scusami. Sinistra. Mi ero accovacciato e non capivo come mi ero accovacciato. Che ci si accovaccia? Ma a me non mi rimane accovacciato per sempre. Ma no, ma secondo me è il mio controllo. Scusa. Ok. Vai, dritto. Destra. Perché stai saltando? Vai, saltando. No, nella porta. Sto aspetta. Aspetta. Ok, torno alla tastiera. Buona. Perfetto, andiamo. Ok. È come il primo che ti ho detto. Esci, quindi... vai subito a destra. Subito a destra, entra nella porta a destra. Bomba. Fai tutto il giro. Gira tantissimo. Vai. Fino in fondo. Fai tutto il percorso, tutto. Entra, vai alla tua destra. Sì, vai. Non entra nella porta, vai ancora. Destra. No! Scusa, non... Ok. Intanto ho capito come si corre. Ok, il primo è uguale. Vai, sempre uguale. Ok, ancora uguale anche questo. Vai. Dimmelo, che non è che me lo ricordo. Vai dritto, adesso destra. Eccolo là. No, non ci credo. Ok. Esci da lì. Non vedo la X, però. È un problema. E non vedo la X, allora. E quindi. Ma secondo me mi ha spawnato nel posto sbagliato. Perché non posso vedere la metà dell'arena. Era al centro? Può essere. Io sono al centro. Oh no, è cambiata. Vai dritto, vai fuori. Ciao, fuori, Dave, fuori, buonanotte. Fuori, ormai è troppo tardi, di rifarlo. Ha cambiato sto giro. Ci ho provato. Sai che non ho capito cosa. Buonanotte, caro. Buonanotte. Allora. Ok, come prima. Destra, entra nella porta a destra. Dritto. Ok, fai tutto il giro. Entra lì, entra, vedritto, destra. Ok, questo io non lo vedo, è un problema. Non so dov'è. E se quello? Lì c'è un cerchio. Niente, minchia. E in alto a sinistra dietro il muro, era quello lì, vero? Non io... Ste, tu non mi hai detto nemmeno cosa vedi. Io in pratica io vedo i muri dall'alto e le croci che si accendono. E ti devo dire il percorso.
Però se non sta scadendo il tempo. Ok, vedi là, vedi là, vedi là. Ok, no, no, ritorno lì. Dove stavi andando? Era in quello lì, tutto a sinistra. Ok, ok, ci siamo. Ok, esci. Esci. Vai a sinistra. Sinistra, sinistra, sinistra. Sinistra, sinistra. Sinistra, sinistra, sinistra. Ok. Poi. Che però, bastardi, non si vede. E a volte dietro finché, i muri. Ok, finché sto, in teoria, finché sto sul... sul coso non scatta il tempo. Non parte. No, qua c'è un problema. Io non so dov'è l'altra X. Gira, non puoi girare un po'. Non puoi girare. Sto saltando, sto guardando, ma non. Ma non puoi andare dall'altra parte? Non dietro di te non ti puoi muovere. Allora, posso provarci, ma è quella che prima mi ha despawnato giù. No, dai, avrà sbagliato. Vediamo? No, Lore. È buggato. È buggato a morte. Niente, sto cadendo nel vuoto. Dobbiamo riuscire. Non ci credo. Sarà dura. Però il primo possiamo risolvere perché le vedo tutti e tre. Se ci esce la prima combinazione. Sono due combinazioni sostanzialmente. Ce la possiamo fare, ragazzi. È tutto scritto. Nello scritto. Your partner left. Bene. Situa. Ma non la metto neanche la password. Ma sì, nessuno su sto gioco. Vecchissimo. 6 players online. Assurda situazione. Ridi, 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 ridi. Prontissimo. Allora, abbiamo imparato... Il problema è che se poi devo uscire da lì per... Cioè, perché non ho altri modi io di uscire. Ma dai, ma non è possibile. Non ho altre porte, più che altro. Ho appena notato che nel menu di caricamento c'è il puntino della mira, ma il puntino della mira non è al centro della mascherina dell'omino. No. Allora, sì, perché chiaramente, a parte che di là c'è Satana, ora che guardo bene, c'è tipo una bestia con nera, con gli occhi terribili. È vero, è sparito, l'ho guardato, è sparito, sono qua. Ma io lo vedo ancora in alto, maledetto pezzo di merda. Ok, questa qui è quella che non posso vedere l'ultimo coso, quindi fai scadere il tempo. Ma no. Ok. Scusami. No, dove vai? Fatemi uscire! Mi siedo così, non vedo più niente. L'hanno studiato un po' malino questo. Ok, questo qui è quello facile. Vai. Destra. Ok. Destra, dietro lì. Ok. Allora, fermo un attimo. Adesso tu devi correre dritto. Poi girare a destra. Sì. Vai, corri dritto intanto. In fondo giri a destra e poi ancora subito a destra, poi corri tutto dritto fino in fondo, non girare lì, destra, detto. No, è la combinazione sbagliata. Vai, proviamoci. Sinistra, intrattenimento di qualità. Sinistra. Ma cosa? Non lo vedo, Lorenzo. Prova ad andare a destra e vedi se c'è qualcosa. Oh, magari è lì da qualche parte. Tu giratelo un pochino. No, eh? Ah! Oh! Ce l'ho fatta in qualche modo. Ce l'hai fatta, ma mi manca comunque il terzo. Che non vedo. E devi fidarti delle tue capacità in questo caso. Non era qua. Ma non poteva non essere. Ok, questo qui è il solito. Ho capito. Dritto destra. Questo qui il terzo ce l'ho per fortuna. Cioè lo vedo.
Ok, okay. Qua devi fare tutto il giro fino in fondo, poi girare in quello più interno e poi tutto il giro fino a destra. Quindi poi dritto. Dritto. Qui destra, destra. Dritto, non entrare nella porta. E qui a destra, 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 destra. No, perché vai lì? Destra, destra. Destra, cazzo, hai detto. Maledizione. Hai detto destra, io sono andato a destra. Destra, la tua destra. E io, ma io giro, più destra. La tua io estrema destra. Sì, 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 sì. Quasi per tornare indietro. Che casualità, comunque. Adesso che è quello che non so fare, quindi. Vai dritto a sinistra. Bravo, Cryosec. Sinistra, 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 sempre più sinistra, sempre più sinistra. Sinistra, sinistra, sinistra. Ok, 26% ci sono passati a casa. Poi. Chi sapeva che questo gioco era un'analogia sulla politica? L'altro devi l'hai trovato te prima, non so dove hai trovato. Ah, cazzo. Sono arrivato. Ok, l'ultimo. Sarà nel centro? Aspetta un attimo, perché. Ok, ok, forse. Forse. Ok, ce l'ho. Dobbiamo. Devi. Sarà. Perché sarà nel. O nel centro, comunque lì in mezzo, da qualche parte. E qua dovrai farti un pezzo da solo. Allora, vai dritto. Un pezzo da solo. Destra, ancora destra, ancora destra, ancora destra, ancora destra. Ora vai. No, sinistra, sinistra, no. Sinistra, 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 sinistra. Ok, lì non vedo più niente. Potrebbe essere quello lì o l'altro. Allora, dritto, sinistra. Sinistra. No, sinistra. No, 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 scusami. Mi destra, sono destra, rotto destra, tutto. Destra, destra. Ok, uguale a quello di. Dove è andato? Non ce l'ho questo. C'è un problema. Questo non ce l'ho proprio. Cioè? Non lo vedo. Come? Vai, vai un po' a caso, cosa devo dirti. Dicevamo che ci avremmo messo poco oggi, invece. Anche questo è nuovo, ma perché stanno uscendo tutti quelli? Allora... Vai a sinistra? Ma... No, forse non è... Vai a sinistra, vai a sinistra. Esci o vai a sinistra? Sinistra, 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 sinistra. Poi vai ancora a sinistrissima, sinistrissima, sinistrissima. Ok, ok. Qua è quello che sei te? Si può che uno è in un labirinto e ci si affida a quello che è nel labirinto? Cazzo di frase. Perché se cerco di aiutarti in meglio cado, muori quindi. Ok, allora qua dobbiamo fare lo stesso percorso che ho fatto prima, ma, e ci sono due possibilità. Secondo me è quella più difficile per forza, sì. Quindi adesso tu dove sei? Qua sotto. Ok, vai dritto, sinistra, entra destra, entra ancora destra e poi sinistra, entra ancora destra, sinistra, sinistra, sinistra. Ok, adesso vai di tutto dritto, tutto dritto. Non c'è una X? Dov'era l'X? Era in quello lì? Ma io non le vedo le X, Tu non vedi le X? Ah! questo è un problema. Sì! E questo è un grave problema, ok. Allora vai dritto, a sinistra. Sinistra, sinistra, sinistrissima, sinistrissima, sinistrissima. Ok, questo è quello che conosci te, il secondo giro. Cioè, l'ho trovato a culo prima. Certo. Quindi adesso ne abbiamo due da testare. Ma tu vedi almeno i pallini neri per terra, sì? Sì, 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 sì. Ok. Ok, adesso devi e andare. E non ho capito se il tempo, prima, non ho capito se il timer avanza tanto quando passo sopra i pallini o in generale. Matt mi consiglia di dare direzioni usando i nomi dei politici. Ok, ci proverò. Quindi tutto a destra. Allora, qui devi andare un po' in Mabonino. Quindi un po' centro, un po' sinistra. Poi è un meloni, 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 meloni. È Mabonino, è Mabonino. No, è Mabonino, è sbagliato. È Mabonino, meloni, meloni, melonissimo. Ok, allora ti spiego. Aspetta un attimo, no. Perdi un attimo perché dobbiamo capire. Dobbiamo fare mente collettiva. Dio merda. Allora, vedi che ci sono quei due pallini lì dietro di te? No, ah, perché cazzo. L'hai rifatto? Devo spiegarti. Sì, 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 aspetta.
Perché è l'unico modo in cui ce la possiamo fare. Ok, aspetta. Ah, okay, fatti il tuo giro. Va bene. Faccio i cazzi miei. Tu intanto racconta la favola del mago. Ah no, quello è lo stream di Daniel, ho sbagliato. Ma a me fa ridere che se poi non posso uscire da qua, perché sto vedendo cosa c'è solo. Ora. Giochiamo a Fall Guys o ad altro. Ora vai dritto sinistra. Allora, dimmelo un attimo. Dritto sinistra. Dritto sinistra. 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 Destra. Destra sinistra. È tosta perché è tutto al ghirigori. Aspetta un attimo. Me lo... Allora, prendo un pezzo di carta. Io sono qua. Dritto sinistra. Allora devi andare dritto verso. Esatto, sinistra. Dritto, sinistra, sinistra. Mm? No, aspetta, dritto. Perché devo. Io ti sto vedendo dalla parte sbagliata e non vedo neanche bene. Allora, io sto guardando verso il centro del labirinto in questo momento. Quindi il mio dritto è il centro del labirinto. Allora, in pratica devi fare dritto, sinistra, indietro, se vuoi farlo. Stai guardando sempre dritto. Ah, ok. Quindi avanti, sinistra, indietro. Sinistra, avanti, sinistra, avanti. Sì. Basta. Ok. No, adesso c'è il problema. Sinistra. Sinistra. E poi potrebbe essere o avanti, sinistra, avantissimo. O avanti, sinistra, destra. Questo qui lo sceglierai te. O avanti sinistra avantissimo, avanti sinistra destra. Tanto che adesso comunque te li urlo un pochino per. Dritto sinistra per condicare la sentita. Il mio disegno qua. Sullo scontrino dell'U2. Tanto allora. L'ho intravisto e non ha senso, però. Allora, quindi se io faccio così. No, dall'altra parte! No, di lì. No, funziona. Aspetta, tutto. Allora. Aspetta, non fare niente, esatto. Non toccare. Dove ero io? Ero no, qua. Aspetta, più che altro ti spiego le cose. Le due plausibili sono o quella in fondo dritto, da dove ci sono, cioè quello opposto a me. Aspetta, dove sei tu? Cammina, dove io sei sono tu? Qua. Qui dietro, perfetto. Qua, vedi? Sì, ok, sì. Vai tutto dritto. O questa dritto. Qua. O questa o l'altra di destra. Quindi in certo senso di andare. Quindi o questa o quella questa lato qua. Destra, quella lato destra. Sì, perché quelli mi si alzano in burie e non le vedo quelle due. Ok. Ma io adesso lo vedo dall'alto. Tu come cosa vedi dall'alto? Ma io scusami. Ma io poi dovevo capirla questa cosa. Cosa? Ho cliccato dritto. Mi ha messo in aria. Ma che cazzo? E come devo capirla questa cosa? Ma poi che senso ha? Mica voli nella vita. Ma tu puoi guardare in alto, non vi ricordo. Cosa? Puoi guardare in alto? Sì. Cosa vedi sopra? Scusami un attimo. No, non sei palesemente in aria, no. Ok, no, ma tu sei peraltro. Ok, adesso. No, io sono ancora nel balconcino. Sì, no, pensavo fossi in T-pose. Tra l'altro non posso uscire da qua, io ho molta paura. Sì. Ho veramente tanta paura, comunque. Ma anche perché non capivo da dove uscivi, perché tutto, da quello che vedo io, tu non hai porte. Cioè, nel senso, non c'è un modo per andarsene. Ho una porta dietro e in basso, dietro. Un po' okay. Piccolina. Va comunque, bene, adesso quindi vedo tutto, quindi possiamo fare un po' di meglio. Salve. Buonasera, Sir Daniel Tanzer Krusty. Buon salve. Ok, questa qui è quella facile. Vai dritto, verso dritto. Destra. No, non. Ok. Ma che sa memoria? Ok, destra. Ok, tutto dritto fino in fondo. In fondo destra, destrissima. Più destra. No! Niente. Ho corso forte. Devo essere più preciso. Sì. Ok, è come il primo di prima. Quindi dritto, destra. In la porta, destra. Di qua. Poi okay. Dritto. Ora dritto. Corri tutto. Di qua. Ok. Corri tutto dritto. Tutto di poi mega destra. Oh, ora vedo le cose, aspetta. Bene, dove devo andare? Allora, devo farmi il labirinto da solo prima, aspetta. Ok.
Così. Minchia, questo è più tosto di tutti. Ma in realtà noi ci stiamo mettendo tanto, non perché siamo stupidi o cosa, è che abbiamo pochi livelli. E quindi Sì, dobbiamo esatto, farli durare è solo per far tanto. durare il gioco. Sì. Alla fine lo facciamo solo per i soldi. Sì. Comunque, sinistra. Allora, fermo. Devo dire sinistra. Io sono dritto. Io sto andando di là. Quindi, allora. Giusto, e questo è un Sì, problema no, perché no. io lo Sinistra, vedo. sinistra, ok. Ok, Poi. sinistra, sinistra. Sinistra, sinistra. Sinistra, sinistra. Destra. Destra, continua nel cerchio, alla po entra nella porta, entra la porta, sinistra, sinistra, destrissima, destrissima, destrissima. Ah, No, niente, niente. era quello. Era lui. Va bene, si può fare. Mi sono No, fermato un attimo. è cambiato di nuovo, è cambiato di nuovo. Vabbè, fa niente, è il primo questo qua. Quindi, Allora, no, era l'altro, fa niente. Vabbè, ok. Ora, vabbè, entra tu che tanto possiamo guardare nel frattempo, vai. Questo è il primo, quindi vai dritto sinistra. allora, dritto sinistra. Ciao Star, sinistra. Poi dritto sinistra. Sinistrissimo, sinistrissimo. Eccolo lì. Questo è quello che sapevi te fin dall'inizio, quello che hai masterato senza vedere. E ora capisco. Oh, finalmente lo vedo. E in realtà non era nessuno dei due maledetti pezzi di merda. Avremmo perso un sacco di tempo. Merda. Allora. Ok, dritto. Fammi un attimo capire come posso dirtelo. Dritto, sinistra, sinistra, sinistra. Vai dritto. Allora. Quindi, io di qua non c'è niente, quindi vado dritto sinistra, quindi, cioè, nel senso, sto guardando in centro al labirinto. Sì, vai verso sinistra, verso sinistra. Ok. Verso destra, entra nella porta che è lì nella tua destra. Vai subito a sinistra, subito a sinistra, subito a sinistra, subito a sinistra. Devi fare un'inversione 1, inversione 1. E niente, era questo qua comunque, questo Questo qua? qua. Questo? No, l'altro. Quello più vicino all'X. No, Non l'altro. c'è la Sopra? X da me. Giusto, la X è al centro. Ma Lì, quello tanto lì, quello comunque lì, quello lì, non quello lì, quello lì. capirei questo qua, non capirei perché non, quando si alzano i muri, poi si aprono le porte, non si capisce più un cazzo. È difficilissimo. Ok, vai. Allora. Questo qui è il secondo, quindi tutto destra. Cioè, esci destra. Sì, ok. Questo qui, aspetta che non mi ricordo com'era. Ok, devi fare. Vai tutto dritto. Destra. Destrissima. Destrissima, scusami. Usiamo destrissimo d'ora in poi per le inversioni. Tutto dritto, destrissima. Vai. Questo è difficile nel culo. Allora, aspetta. Destra. Allora, aspetta. Piano. Appunto, cioè, riproviamo a disegnarlo come prima. Aspetta che prendo un foglio. Allora, tu hai tre cerchi. Partiamo da questa cosa. Star, sei arrivato nel momento clou di tutto comunque. Rieccomi. In realtà l'ho fatto Allora, tu hai soltanto tre per cerchi. attivare il quel Fabi Raid. Mi piace. Allora, io Hai sono. Aspetta. Diciamo, quanti cerchi concentrici sono? Allora, c'è un centro e poi ce ne sono altri tre di cerchi. Quindi uno. Ciao, Buonanotte, buonanotte Davide. Davide. Io ho già fatto lo sketch per il nuovo. Per il nuovo intendi per Lorenzo? Siamo curiosissimi. Devi sapere che Davide disegna benissimo. Molto E ci ha bene. fatto un artwork per ognuno di noi. Quindi siamo Fantastico. molto curiosi. Quando vuoi. Il nuovo, va bene. Allora, io sono il nuovo. Lorenzo ha detto il nuovo. Il novellino. Spatè. Per tutti, ragazzi. Allora, aspetta un attimo. Allora. Quindi qua, questo è, poi c'è. Sto saltando per vedere cosa c'è fuori. Poi c'è questo. Io sono qua.
Giusto. E poi ce n'è un altro. Ah, lo vedi, vedi fuori un pochino? E riesco a saltare. Ok, quello è ottimo perché... Tra l'altro possiamo fare questa cosa furba. Puoi correre un pochino e tornare indietro. Tecnicamente fino a metà possiamo farlo. Ti posso spiegarti un pezzettino così. Aspetta. Allora, io sono qua. Sì. Io sto guardando il centro. Tu vedi dove sono? Ti vedo benissimo. Sì, adesso che ho la visuale dall'alto nascosta. Ecco, io sto guardando il centro. Dov'è la fine? La fine è dritta rispetto a te. È proprio dall'altra parte, nel terzo anello. Dall'altra parte? Hai il primo anello, l'anello centrale, primo anello, secondo anello, terzo anello, ok? Ah, quindi anello centrale è il cerchiolino dentro, no? Proprio il... Sì, esatto. Com'è il secondo anello, il terzo... Io sono nel terzo anello adesso. Tu sei nel terzo anello dal centro, quindi la soluzione è nel quarto, sì. Nel quarto? C'è un quarto anello? L'ultimo anello esterno. C'è un quarto anello. Ah, sì. No, aspetta. Mi sono disegnato male. Aspetta. Medio. Io sono qua. No. Cosa c'è? Oh, no, niente. Sono confuso. Allora, io sono qua. Adesso quindi posso andare... Allora, dovrò andare di qua. Sì. Poi da lì, andando dritto, devi andare a sinistra. Quando vedi il muro, devi fare un'inversione a U. Riesci a dirmi più o meno quanto devo fare della circonferenza? Dividiamola, sì, dividiamola. Quarto, un terzo, un quarto. Tutto un quarto della circonferenza. Solo che esatto, solo che da dentro fai fatica a vederlo. Quando esci di qui dalla porta, quella che hai davanti, sì. Devi fare un quarto di circonferenza a sinistra e poi andare verso il cerchio centrale. Sì. Più centrale, cioè il secondo cerchio. E tornare prima. A sinistra. Sì. A destra c'è il muro, a sinistra invece continui. Aspetta, aspetta. Così, vado a sinistra e poi vado a sinistra, quindi torno nel cerchio. Cioè torno nel centro, torno nel terzo anello. Praticamente ti riavvicini, sì, dove sei te, cioè sì, dopo sì, quel sì, muro lì. Capito? Esatto. Okay. E vado a sinistra. Dentro quindi di là. Esatto. Cioè, devo fare un'inversione? Devi fare un'inversione e poi praticamente c'è un muro dentro, quindi non puoi andare se non seguendo il muro. Ok. Nel muro, quando tu arrivi, conta che dopo sarai rivolto verso il centro quando arrivi lì. Sì. C'è una porta e nella porta fai tutto il muro finché non trovi l'altra porta. E sono una le porta seconde... che più o meno è circa tre quarti del cerchio, è un bel pezzo di cerchio. E secondo di vedere. Ma in teoria, cioè io arrivo qua quando faccio tutto. Sì, ok. Io vedo un po'. Sì, tu arrivi lì. Se tu guardi. Se guardi. Guarda dietro la parete, quella dove è praticamente, sì, di fronte adesso. Questa. Lì. Tu devi farti tutto quel cerchio interno fino al punto opposto dove sei adesso. Ok. È la prima porta. Poi ti dico io stop dove è la prima porta. Arrivato a quella porta, fai sinistra, inversione U, sei arrivato. Ce la possiamo fare, eh? Quindi vuol dire che la roba è praticamente qua dietro? No, è un bel po' più in là. Non hai idea bene di quanto è lungo il centro. Perché non è facile, sono di dimensioni diverse, quindi è allora, il percorso che fai all'interno quindi, diverso. Esco, sinistra, inversione a U, seguo tutto il muro, quindi la rotonda ovviamente vado dritto, e un'altra inversione a U. Esatto. Ci proviamo. Io ti urlerò nel caso. Ci proviamo? Vai. 3, 2, 1. A cazzo durissimo. Vai. Bam. Esco. Faccio okay, così. Inversione U. Inversione U. Faccio tu. Circumnaviga il muro. Entra nella porta. Oh, inversione U. No. Era l'inversione U. No, sì. Sì. Oddio. No, tu non hai idea. Ce n'è un quarto. No. Io pensavo fosse fino al terzo. Io non ci credo. Mi serve un altro foglio. Non ci voglio credo. Non ci voglio credere, no. Vabbè, questo l'abbiamo masterato almeno fino al terzo. Che palle, questo che cazzo. Eccomi. Allora,
Sai che non stanno uscendo, mi sa, gli alert. Aspetta che li imposto. Non stanno uscendo gli alert. Questo è tostissimo. No? Quelli, gli ultimi che ho messo. Aspetta. Ah, vabbè, fa niente, quelli sotto, lasciali pure, fa niente. L'altro ha chat sulla live, ma ancora stavo abbonato nonostante io non sia abbonato. Adesso chiamo il signor Twitch e ti faccio denunciare. Tanto devo fare. Sicuro che non sei abbonato? Mi sembra che qualcuno ti avesse regalato l'abbonamento, eh? Forse Dax. Banner, eccolo qua. Sì, ma ormai è scaduto. Ci mette qualche giorno a sistemarsi. Circumnaviga. Qua è un po' particolare. Questo non è difficile a livello concettuale, è un po' stronzo. Ma non so. No, aspetta, è appena iniziato la. Grazie Guerriera Celtica per averci seguito. Aurora. Non mi è partito l'alert però. Ormai? Perché sono. Aspetta, ho sbagliato. Non ho un alert qua. Ok. Benvenuta, Guerriera Celtica. Noi siamo i Deadly Antecotics. Scusami, devo spammare ogni volta tutta la manfrina, ma sì, è. Giusto. Allora. Ciao, vi ho conosciuti grazie a Coppa TV, adoro la nostra musica. Grazie mille, ci fa davvero piacere. Quando arrivate qua per guardare i giochi, ma in realtà poi ci dite che la nostra musica è bella. Benvenuta comunque. Per fare gli onori di casa dovrò invitarti nel nostro server Discord, dove potrai essere aggiornata sia sulle live che sui concerti, che tendenzialmente in questo momento sono qui in zona Milano e dintorni, ma soprattutto. Basta, finisce così la frase. Ma soprattutto niente. Esatto, ma soprattutto. Beh, d'altronde è questo. Benvenuta comunque, Guerriera. Serve a questo Twitch, a divertirci, vabbè, giocando ai giochi stupidi e difficili, ma soprattutto a far conoscere un po' la musica, quindi chi ci segue per la musica è molto apprezzato. Anche tutti gli altri, chiaramente. Anche chi ci segue per vederci bestemmiare su questo gioco di merda. Comunque, ho disegnato Guerriera Celtica. Un terribile disegno. Canzone preferita del Deadly Antecotics Sound. Via, così subito. Vabbè, Smoke on the Water. Top 4 canzoni: Smoke on the Water, Smoke on the Water 2, Daniel Tanzer, Smoke on the Water. Non sono tipo da musica rock, ma la vostra è spettacolare. Guarda. Wow. Grazie mille. È un vero onore. Cioè, nonostante, tra l'altro, noi siamo un pochino più pesanti del rock, quindi è anche più difficile magari ascoltarci. Ci fa veramente piacere. Comunque, dato che è sempre difficile, io sono il chitarrista, Lorenzo è il bassista, così almeno hai. Io sono il bassaio. Lui è l'uomo dei bassi. Sì. Lui è l'uomo basso ma alto. Matthew è il nostro moderatore. Oh, scusami, Cryosec. Moderatore / fotografo / uomo dell'idromele / uomo dell'idromerda. No, non era Daniel quello. No, quello è Daniel, effettivamente. Va bene. Empty Shell, molto bene, una delle nostre preferite, cioè una delle mie preferite. Farlo un po' per tutti. Star, la tua Annihilation, anche Annihilation molto incazzata, bella e bagnata. E niente. Ora io vi presento il mio gatto che ha deciso di entrare nella live, così di risolvere gli enigmi anche lui. Esatto. Forse più brava di voi. Esatto. A me DCS fanno cagare, sono proprio brutti. Si intende esteticamente, parlo per me, è vero, un pochino sono brutto, ma in me ci posso fare poco. Che carino, Matthew, Lorenzo o il gatto? Il gatto. Matthew non è carino. No, Matthew non è per niente carino. Cryosec sì, Matthew no. Ecco, basta. Matthew è impossibile essere carino. Si è posizionata, adesso sta qua. Io vivo con lei praticamente sulla scrivania. Un sacco di pelo ovunque. Niente, Lorenzo ha detto che il gatto è bello. Niente, nessuno di noi, ma il gatto lo è. E in effettività ha senso, quindi è a posto. Sì.
Ora concentriamoci su questo cazzo di labirinto. Allora, che se non mi niente, io cioè, volevo. In modo goliardico. Io volevo concentrarmi, insomma, il gatto si è seduto sui miei diagrammi, quindi non volevo disegnare. Cioè, così. Allora, qua la cosa buona è che è tutto un gioco di inversione a U. Ok. Allora, quindi prima guardi gli specchietti, mi raccomando. Controlli se non arrivano ciclisti. E poi possiamo cominciare. Esattamente. Allora, dove sono? Sono qua. Io. Tu sei in alto a sinistra. Per come vedo io il cerchio. Sì, vabbè, io mi metto qua. Ora, devi andare dritto veramente tanto. Cioè, quindi a metà cerchio praticamente. Metà roba devo fare? Con 40 minuti di strada, sì, sì. Sì, esatto. Ma c'è da pagare il casello? Una volta. Tre volte, come quello di Bergamo. Ok. E. Brutalmente il tipo che non ha preso la carta e diceva: salve, salve, salve. Salve, salve. La tua live non va, non è che non va, la mia live è ferma. Sono qui da mezz'ora. Sì, esatto. Il mio mouse. Comunque, ci siamo. Devi fare tutto dritto. Sì, quindi. Finché non ti troverai davanti a un muro. Ma quindi praticamente sono dall'altra parte rispetto a me? Sì, se tagli il cerchio a metà sei al terzo anello a metà dall'altra parte. Ma al terzo? Io sono nel quarto, Scusami, al quarto anello. Arrivando lì al muro sei al quarto anello nella parte opposta. Mm-hmm. Ma quando corri vedi davanti un muro e quindi capisci di essere arrivato al capolinea. Ok. Dopodiché, arrivato a quel muro, fai un'inversione tutta nel secondo anello, proprio inversione U. Inversione U? Ok, e corri avanti per circa ancora metà cerchio. Cioè torno davanti a dove sono. Torno davanti a me praticamente, qua? Sì, esatto, torni lì davanti. Okay. E proprio lì davanti c'è sul muro di destra una porta aperta. Sul muro di destra c'è una porta. E quindi entro nella porta. Entri nella porta in versione U di nuovo. Ancora? Quindi ritorni nel. Sì, è facile. Il giro delle inversioni. Ma poi è il pezzo dopo che quindi ci sono sei aperture. Quindi faccio in tutta l'inversione e arrivo fino a dove? Allora, in pratica nell'inversione U arrivi fino praticamente dove stai guardando dritto nell'anello. Cioè. Ok, quindi di nuovo. Cioè, l'inversione U mi faccio c'è un pezzettino che devi farti dritto. In pratica, arrivato al muro dentro, devi fare destra e poi tutto dritto finché non trovi la X. Non devi cambiare strada. Non ho capito, aspetta, io quarto anello, arrivo dall'altra parte, entro nel terzo anello, faccio tutta l'inversione, arrivo dall'altra parte, entro nel secondo anello, nel secondo anello, vado ancora a destra, giusto? Nel secondo anello fai tutto a destra, esatto, sì. Inversione 1. Sì. Si vede un pezzettino di gioco, poi a destra dove dovrebbe esserci la chat, non va tipo, ma non vedete il mio mouse che si muove? Fammi controllare. Ah, ora lo vedete, perché non avevo selezionato il gioco. Ah, ok. Sì, no, scusate, perché stava parsa che non andava. Scusate. Ora vedete tutto? Comunque, una volta che entri nel secondo anello, sì, di farti proprio praticamente tutto fino al fondo, che più o meno hai laggato male. È sempre all'altezza dove sei. Ripeti, scusami. Roger. Secondo anello in versione U, corri sì dentro. Sì. Ti troverai il muro che è all'altezza di dove siete adesso, ma nel secondo anello. Lì esci, cioè con la porta davanti, fai sinistra e corri dritto lì a sinistra finché non trovi l'X. Ma quindi è tipo davanti a me? Non proprio, è leggermente a sinistra rispetto a me. La vedo, è quel muro là. Sì, è dopo quel muro là, esatto. Ok, allora ce la posso fare. Vai. È tostissimo questo, allora, perché è lungo. Sì, però è facile in teoria. Ricordati, vado. Tripla inversione a U. Inversione. Inversione U, fra pochissimo. Ok. Ok. Ora tutto dritto lì la X. Sì, okay. Sì. No, devi tornare al centro. Devi tornare al centro, non è finita. Dio. Ok, questa sarà sicuramente l'ultima, spero. Boh, spero. Tanto io questa è la peggiore perché non trovo un pattern. Non trovo un pattern. Io inquadro il gatto che è più bello. Allora, la cosa buona è che devi fare un'inversione U. E quindi
No, perché proprio adesso rompi stelle, è il momento peggiore, devo dargli le indicazioni rotte. E niente. Oh merda, va bene, quanto rotto? Secondo. Ricorditi che sta pondo la bandiera antecedente a Federico Simone, 85 giudicato. Intanto. Perfetto. Ricordatevi, un Irpeg insommortabile spesso inganna, ma l'elefante frettoloso è tra le danze occulte. Una piccola legame frustrante con i colpi conici di un cugino parlante. Anche la rima vi ho fatto, ragazzi. Incredibile. Boh, ti basta. Mettiti molto potente. Ti ho messo tutto schermo per questa perla. Dovrei avere uno schermo pronto che mi dice già le cose. Tipo full... Sono proprio un poeta, sì, del random. Comunque, adesso dobbiamo fare questa cosa qui che è difficilissima. Perfetto. Non aspetta che rimetto, mai. Rimetto la... Ok. Ora. Devi uscire lì nella porta. Devi girare allora, subito. No, fermo un attimo che mi è arrivata una birra, devo berla. Fondamentale, fondamentale per la birra. Cheers. Cheers. Si può bere su Twitch, non ci arrestano. No, no, basta che non ti ubriachi. Bastardo pezzo di merda. Comunque, guarire la Celtic, come visto, si possono riscattare, perché se no pensi che sei dei pazzi criminali. E ha ragione, avrebbe ragionissima. No, 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 avrebbe ragionissima a pensarlo. Si possono riscattare piccoli premi tipo rompiste, che è far leggere me un da un sito che mi genera frasi randomiche per qualche secondo. Lorenzo ha lui che parla in ASMR. Nel caso. Nel caso. Ora. Benissimo. Vedi la porta? Che ora allora, che hai davanti ai tuoi occhi? Sì, quindi io sono... Lì devi girare subito a sinistra. Allora, io sono qua. Vado, giro a sinistra. Poi, alla prima porta che ti trovi sulla tua sinistra, girando, in versione 1. Quanto più o meno girare? Un quarto? Un quarto, più o meno un quarto, sì. Giro in versione U. Poi... Per in versione U, così torno dove sono adesso, praticamente, più o meno. Sì, in versione U, e lì devi fare un'altra inversione. No? In versione U. E poi devi continuare a girare nello stesso verso. Ma... Cioè non devi fare in versione U, devi prendere l'altra strada. In no, aspetta. Tu lo vedi il muro che hai di fronte adesso, quel muro lì? Cos'è, sparisce? No, non credo. Quel muro lì che è davanti, comunque. Lì, subito dopo, cioè... Lì ti ritrovi dopo la seconda inversione U. Sì. No, dopo la prima inversione U. Devo andare verso il centro. Davanti. Devi andare verso il centro. Mm-hmm. Lì devi andare non a destra, ma a sinistra. Aspetta. Cioè, trovatoti in quel punto. Ah, continua. Non devo fare inversione, devo continuare. No, lì devi continuare a girare nello stesso verso, sì, senza fare inversione. Okay. Ok. E semplicemente poi ti troverai il muro e a destra è la X. Questo in realtà non è difficilissimo. Ah, ok, devo entrare nel centro, ok. Questo è il percorso. Vabbè, io ho ancora pochi punti canali, ma a breve metteremo delle sorprese anche per i pochi punti canali. Stai aggiornato. Keep in touch. Allora, ci siamo? Poi vi chiederà Matthew un prestito, secondo me. Gli hai parlato di Celti e ne è contento. Ci siamo. Allora. Vai. Quindi vado destra, poi inversione, destra di nuovo. No, sinistra prima. Oh. Vado sinistra, inversione, dritto, destra e vado avanti e dentro. Sì. Vado, sì. Allora. Così. Inversione. Lì continua verso sinistra. Sì. Sinistra. Sono caduto! Sì. Sono caduto nella lava? Come nella lava, non dirmelo. Sì. Sono in una pozza di lava che sta salendo. Cioè, ma non so... Un piccolo problema. Ok, mi ha sbloccato. C'è un problema, Lorenzo. Io adesso devo uscire da quella porta. No. The floor is lava, sì. Merda. E adesso provo? Vai. Cosa faccio? Vai. È l'unica.
Oh, non mi fai interagire neanche. No, no, no. Dai. Sì. Sì. Ha funzionato. Cioè... Oh, merda! Merda! Mi sono spaventato tantissimo il fuoco! Io sono nella sala dei marchi, eh? Sì, va bene. Io non so cosa devo fare. Ti giuro. È vedo del rock. C'è del rock, sì. Senti che roba. Vabbè, allora, io sono uscito dalla sala dei marchi, il grande classico, no? Sì. Io sul muro, boh, ci sono delle cose, non mi sembrano... Cioè, se dovessi guardare e dire che cosa sto vedendo un animale, ma non probabilmente niente in realtà. Allora, fuoco! The door is locked. 5 fuochi. Infatti non so come faccio a non morire qua dentro, sinceramente. Però qua c'è un audio source di un... Scusami, sì, un audio, se lo capisci, non sei stronzo. È un audio source di un fuoco gigante. A un certo punto. Ok, io ho dei simboli con dei simboli. Tipo? E delle bare. Allora, ho due colonne con dei simboli che possono ruotare su un filo. Sto facendo... Sono... Mi spariscono le pareti, buggatissime. Allora, tipo dei rombi, dei pentagoni, dei... Come si chiama? Ho cinque fuochi io. Io ho cinque fuochi. Ma io sto interagendo con te, in qualche modo? Boh, fai qualcosa? Sto girando male. Qua spariscono le pareti, ragazzi, cioè... Non sto vedendo, ma deve essere veramente bella la situazione. Senti, io ho un candelabro che vola, quindi, cioè... Mamma mia. E io non so cosa fare. Non hai dei rombi? Scusami, dei pentagoni, dei... No, no, io non ho niente, io sono un... Trapezzi. Secondo me io non dovevo cadere qua dentro. Ho questo sentore. Non dirmelo, ti prego. Vabbè, in teoria però... Ma checkpoint ce l'ho fatto? Tipo, non possiamo riavviare dall'ultimo checkpoint. No, sì, no, in teoria... Uscendo e rientrando forse, però non sfiderei così la sorte. Sì, sì. No, il fatto è che io sono caduto qua dentro entrando nel labirinto, cioè... Non lo so. Eh beh, ma era aveva senso perché era l'ultimo palesemente. Sì, sì, sì. Solo che qua non posso fare niente io. Ste, nelle tue mani. E ho dei simboli. Cioè, io ho dei... Sostanzialmente, ho sei simboli, no? Se ti dico che ho cinque fuochi che mi bruciano il culo, un pentagono, non so... Ho quattro fuochi in un quadrato con... Sì, fuochi? Quattro fuochi in un quadrato con uno in centro. Il 5 delle carte. Aia! 4 fuochi. Non vuol dire assolutamente niente questa cosa. Buonanotte, guerriera celtica. Buonanotte. Ti aspettiamo qui live. Se vuoi seguirci su Instagram, molto esclusivo Instagram. Spam potentissimo. Non ho nulla di quello che mi hai appena detto. Cioè, ho un quadrato con dentro un cerchio. Va bene. Boh, prova, non lo so. Ma poi cosa ne fai? Sto girando a caso, non... Allora, io ho questi... Immaginati un cancellone gigante con una quantità di bare bella importante. Ai fianchi di questo cancellone ci sono due... io ti sento, tra l'altro, stai vicinissimo, perché sento il fuoco della tua stanza. Eh sì, io sto ovviamente galleggiando... Cioè, io dovrei essere morto, in teoria, ma sto galleggiando sulla lava e sto salendo, non ha senso. In quel senso, beh, proviamo a riavviarlo. Se vuoi, provo a bagarmi da qualche parte, tanto ho scoperto che non è così possibile. Non è così difficile. No. Se vuoi, proviamo a riavviare, però non so. Sì, dai, proviamo. L'unica. Perché io, secondo me, non. L'unica. Secondo me abbiamo fatto io una spero cazzata. Spero che non rifare quel livello. No, ti prego, no. No. Vabbè, dai, quello l'abbiamo masterato, però, mettila così. Sì, in realtà, sì, ho anche già i disegni. Se ci capita la prima soluzione, perché ce ne sono tre. Vabbè, ma nel caso, comunque, ora che ho capito che posso guardare bene... Allora, creiamo la stanza. E così. Prontissimi, subito lì, senza neanche farglielo pensare.
Non hai visto la stanza, come si chiama? The Incinerator. Sì, ok, Incinerator. Ridi. Cazzo ridi, cazzo ridi. Ridi. Dovremmo mettere come gli speedrunner, tipo la sveglia, così, per far vedere che siamo veloci. No, il puntino. Veramente fastidioso. Bastava così poco. Nasconderlo, ad esempio. Ok, sì, molto meglio, molto meglio. Ero palesemente caduto nella lava che sta per uccidermi. Cioè, nel senso, ero già nella lava che ora dovrebbe uccidermi. Non ha caricato abbastanza in fretta la griglia. Vedi, sono qua. Mi vedi? Sono qua dentro. Non mi vedi? Davanti a te. Sei qua dentro. Dritto. Ah. Ciao. Mio Dio, adesso ti spiego cosa vedo. Io vedo delle bare e due piccoli occhiali gialli in mezzo. Io fai conto che ero qua... completamente nero. Io ero qua sotto, nella lava. Eh sì, sai cos'è? Adesso ti spiego tecnicamente cosa è successo, perché lo so benissimo. E ha caricato... Unity, per... il motore base... No, è il motore fisico base di Unity. Praticamente è buggatissimo per quanto riguarda le collisioni. Uh-huh. Se arriva un oggetto molto veloce, molto probabilmente che la collisione non avviene. E io sono caduto da sopra. Io sono caduto da sopra. Quindi bene. Praticamente eri un oggetto molto veloce. Esatto. Senti, secondo me è molto difficile questa cosa, perché abbiamo un sacco di tempo per risolverla. Allora, io... Allora, le bare non mi dicono niente. Io però adesso ho i simboli che tu prima dicevi di avere. In questo momento... Oh, ok. Beh, in questo momento c'è una freccia... C'è una freccia alla mia sinistra. Quindi da quella parte, esatto. Che lo illumina. C'è una freccia alla tua sinistra. No, cioè... Tu non hai delle robe... Stai girando i simboli, okay. Ok. Oh, ok. E cosa ti succede se giro i simboli? Niente, girano i simboli anche a me. Tu puoi girarli? Io posso girarli, no. Però la freccia indica un triangolo con un cerchio. Okay, un triangolo con un cerchio 8 dentro. Triangoli con i cerchi. Non quel cerchio, però. Aspetta. Un ritarcino WhatsApp che usa la videochiamata in corso. Bello. Io ho. Molto bene. 2. Te l'ha segnata Qualis? 4, 5, 7. 7. La vai avanti. Secondo me. Facciamo questo qua. Non c'è nessun cerchio che sembra. Tutte così, vero? Sì. E secondo me devo. Cioè, devo essere io a scegliere, non tu. Gira quelli sotto. Quelli sono tutti quadrati. Ma io ho un triangolo lì. Ma tu non hai un simbolo fisso o qualcosa? Che io ho una freccia che indica sopra. Sopra c'è una targhetta praticamente. Molto bene, Cryosec, molto bene. Sopra c'è una freccia che indica appunto sta fetta di pizza con i peperoni. Cioè sta fetta di salame in mezzo. E dopo me la guardo. E dalla... Prova a girare gli altri simboli che è... Ah, quelli di qui di sinistra? Sì. Sai che sono altri simbolini, a parte che fanno un rumore imbarazzante. Ma sai che non ho la minima idea di cosa devo fare? Guarda intorno. Vedi se trovi qualcosa. Allora, ho un libro ma non ci posso interagire. Eh no, ma sicuramente avrei te qualcosa, perché io posso già girare i simboli, quindi... se te che sei, dovresti avere un... Tu provando a cliccare dappertutto, ma... Anch'io stessa cosa. C'è anche un libro, ma non funziona, non c'è un libro un qualcosa. Un po' di ASMR col mouse. Beh, sì. Ovvio che le informazioni... Le informazioni che vuoi avere sono nelle pareti, non credo. Cosa? Quindi... E le cose che poi che possono servirti sono nelle pareti, non vedo io. Non capisco, ma tu oltre ai tre... Tu non hai tre cose che girano, giusto? Sì. Qua. Aspetta un attimo, vieni qui tutto a destra. Dove? Se io giro questo, quale dei tre ti gira? Cosa? Qui tutto a destra. Qui dove sono io? Ah, scusa, a sinistra. Se io giro questo... Quello in alto. Cosa ti gira? Quello in alto, dice... Questo? In mezzo. Ok, ok, funzionano uguali, quindi. Sì. In quello in alto c'ho dei cerchi con delle linee dentro, in quello in mezzo dei quadrati con delle linee dentro, in quello sotto c'ho appunto questi trapezzi con delle linee dentro. Dei trapezzi? Aspetta, ripeti un attimo cos'è che hai detto nel primo, cos'hai? In alto ho dei cerchi con delle linee
tipo adesso vedo Saturno praticamente, un cerchio con una linea in mezzo. Saturno in 2D. Ok. Ok. Il tuo giro in alto corrisponde al mio giro centrale, quindi tu hai dei cerchi con delle linee in quello, giusto? In quello sopra. Sì. Il mio cerchio con le linee è quello centrale. Ok. Okay. Sopra cos'hai? Sotto cos'hai di quello? In mezzo? In questo momento ho Simon Says, sì. ho un quadrato con una X in mezzo. Anzi, ho un quadrato però tipo rombo. Ok. Cioè girato con una X in mezzo. Ora tu stai girando quello in basso? Perché e io lì ho i quadrati. Io lì ho i trapezzi. Quindi ho cerchi. Io ho freccia, cerchi, quadrati. Tu invece hai cerchi, quadrati, freccia, giusto? Freccia? Sì, scusami, il triangolo. Sì. Cerchi, quadrati, triangoli. E io ho triangoli, cerchi, quadrati. Quindi ora dobbiamo capire questa cosa. Ma io non ho dei triangoli. Sì, delle T con dei cerchi in mezzo. Però c'è un triangolo. Cioè, in alto c'è un triangolo con un triangolo con la faccia in basso con un cerchio in mezzo. Ok, cosa c'hai adesso in alto? In basso? Aspetta, quando dico in alto intendo sopra tutto, Sopra i allora, sopra... adesso giro questo, ok? Sì, e mi stanno girando dei cerchi, ma sopra quei cerchi... Cosa c'è adesso? Cosa c'è adesso? Cosa un c'è cerchio adesso? Con una X. La X è piccola dentro? Piccola grande... dentro, piccola dentro. Un cerchio con una... Un bottone. Ok, adesso cosa c'hai? Dove? Se in quello che ho appena girato. Tu hai girato quello in mezzo? Non vedo un cazzo. Sì. Come si sta qua? C'è un rigiro. No, aspetta, ho un quadrato in modulo, cioè un quadrato con due stanghette di fianco. Ok. E questo dovrebbe essere fatto. Cosa ti avevo dato l'ultimo? L'ultimo in basso ho un trapezio con una X grande. Quanto grande? Enorme. Ok, vieni a sinistra. Allora adesso giro questo qua, ok? Ok, ho dei cos'hai adesso? Due parallelogrammi, uno grande e uno piccolo, e quello piccolo è intersecato in quello grande. Intersecato a destra? Sì, intersecato a destra. Un pulsante con un quadrato in mezzo, tipo il pulsante della PlayStation. L'ultimo è vuoto. Non c'è niente. Hai un pulsante con un quadrato in mezzo. Sì, c'è un cerchio con un quadratino in mezzo. Ok, l'ho trovato. Cerchio con un quadratino in mezzo, è per forza questo. No. Ok, vuoi fare qualcosa? Assolutamente niente. Ma a me si è acceso del fuoco qua. No, anche a me si accende del fuoco, sto per bruciare. Oh. Sono morto. Allora, io però non ho capito che cosa... Ah, retry from checkpoint. Non ho capito... Mi fa retry from checkpoint... L'hai schiacciato te? Sì. Non me lo schiaccio. No! Davvero? Bro? E quindi... Posso fare solo quit game? E vabbè, rifacciamo... Ma stanno funzionando gli alert? A me non mi è arrivato nessun alert, però non credo che nessuno... No, beh, ma qualcosa. Tipo i punti canali di Cryosec non... No, quelli non ci sono sì, ancora. Sì, è buggatissimo. Okay. Però i canali dobbiamo implementarli. Volevamo portare... Perché sono quattro giochi. We Were Here, che però avevo già giocato. We Were Here 2, che è questo, che è il secondo... che però è uguale al primo, nel senso che è buggato come il primo. Il terzo è We Were Here Together. Io l'ho giocato in parte e Ste ha visto tutto il gameplay, quindi ce lo siamo già spoilerati. È uscito quello nuovo che è We Were Here Forever, molto più nuovo, forse molto meno buggato. Anche la grafica è carina e molto più lungo, nel senso che questa roba qua, perché noi siamo stupidi, ma la finisci in 2 ore forse. Sì, per noi dura 7. Dai, riproviamoci, è solo mezzanotte. Sì. Ma tra l'altro dovrebbe essere uno degli ultimi indovinelli, perché siamo lì uno di fronte all'altro. Quindi... Ah, è vero. No, mi sa che ce n'è un altro. Ah, eccoti.
È solo mezzanotte. È solo mezzanotte. Sì, c'è l'inceneritore e poi c'è l'ascensore. Ridi, ridi. Dio santo. A parte che la difficoltà più grande è stata quella merda di labirinto con i cerchietti. C'è una cosa tremenda. Sì. E ma in We Were Here Together ce ne sono alcuni che sono... micidiali. Allora. Stavamo andando bene, secondo me. Eravamo praticamente... Allora. Cosa c'hai adesso? Stessa cosa. In alto ho un triangolo... ho una fetta di pizza, ma verso l'alto, con sempre con una fetta di salame dentro. Una fetta... di... quindi un triangolo? Sì. Con un però... cerchiettino. Un triangolo, okay, con un adesso cerchiettino. Cosa c'è? Dai, un po' di fantasia. Allora, in questo... adesso c'è un cerchio con delle spine. Giusto per essere sicuri, il triangolo è grande quanto tutto il quadrato lo contiene, no? Non ho, non ho un quadrato, cioè... però è grande. È un triangolo grande, okay, con un cerchio piccolo dentro. Ed è un po' tondeggiante. Boh, sì. Ok, va bene. Credo, sì. Cosa ti è uscito? Stai muovendo quello sopra? Io sopra ho i cerchi adesso, eh. Ok, che cerchio hai? Ho un cerchio con le spine, praticamente. Un cerchio davanti ad una X. Ok, ora stiamo muovendo quello in mezzo. Quello in mezzo sono sì, i quadrati. Aspetta, non ho capito. È un cerchio davanti a una X? È un cerchio davanti, okay, ad una X. Abbasso un po' il volume del gioco perché, okay, penso che sia troppo alto. Cosa Anche ti è uscito se... nel cerchio col quadrato con le X? Cosa vuol dire cosa mi è uscito? Cioè, scusami, cerchio... cosa ti è uscito nel secondo che ho girato questo qua? Questo qua che stai girando? Aspetta, adesso te lo riporto nello stato un... iniziale, ok? Ok, è un quadrato inclinato di 45 gradi con due linee oblique. Quindi, ok, letteralmente... cosa è uscito questo? Ok, un, sono due trapezi con la base corta verso il basso, uno dentro l'altro. Sì, ok, vieni di qua. Sai che non ho idea di cosa tu stia facendo. Ah, scusami, ti rigiro quello che ho posizionato. Ok, quello lì, okay, ok. Ho praticamente due parallelogrammi uno dentro l'altro, ma ad uno manca la base, a quello esterno manca la base sopra, a quello interno manca la base sotto. Quello esterno sopra, ok. Cosa ti è uscito qui? Un... no, scusami, quello, non quello che... questo qua, Aspetta, te lo riporto nella, nella posizione che ci interessa. Questo. Okay. Questo è una... sì, una L al contrario, cioè... è un quadrato con soltanto il lato sopra e il lato a destra e in basso a sinistra un cerchio. Checkpoint Reached, era così facile. Ok, ce l'ho fatta. Ma che cazzo avevi te? Prima abbiamo sbagliato il... perché abbiamo sbagliato il... quello iniziale. Ah, va bene. In pratica a me mi dice... guardavo il simbolo iniziale e girandolo ti davo quello successivo. Ok. Ciao, ci siamo incontrati! Che bello! Sì... come, come fai ad accovacciarti comunque? Io non ho capito. Con CIE. Ah, io facevo control. Siamo a rigiro anche tutti cacati. Ta, 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 ta. Ma che bello che sei quando ti muovi accovacciato. Guardami. Guardare. Guardami. Hai visto, hai visto come, okay, come ti muovi accovacciato? Così. Ta, 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 ta. Da spadaccino. Ovviamente in prima persona non è così mai. No, no. No, anche perché la mano rimane... oh, oh. Però qua c'è Satana sotto qui, non so, sì. Allora, qua però c'è... qua c'è un timone. Timone Pumba. Timone... anche lì c'è un timone. Scusa, no? Vai su un attimo e salta, voglio vedere l'animazione. No, cioè, salta giù dalla scaletta. Sì, sì, so... ma terribile, guardami. Vai. Ma è l'animazione di Spider-Man. Ma è terribile. Oh no. Oh oh. E niente. Ma è bello che sono morti. Non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo. No, io non posso. Ok. Non posso. Ah, puoi. Fare... no, no, puoi, okay, puoi. Okay. C'era un piccolo angolino che funzionava. Ok, cliccare in su non è una buona idea. Ah, perché tu hai cliccato in su? Hai cliccato tu? Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Però non possiamo interagire con nient'altro, giusto?
E quindi se clicchiamo in giù? Non c'è più. Ah, qua è il timone. Anche lì c'è un timone? Dove? La parte opposta? Qua vedi che c'è sto timone. Ah, interessante. Però non si può interagire. Magari insieme sì? No, qua non c'è. Aspetta, forse se tu vai nel, se tu vai nell'ascensore io interagisco col timone? Prova. Premi qualcosa? Si è illuminato il tasto su, ma non posso interagirci. Sì? Ok. Ma... Tu cosa hai fatto però per farlo? Nulla. Quindi ti ho lasciato lì? Sì. Il gioco finisce che tu rimani lì per sempre? No, dai. Io sono sentito Satana nelle orecchie comunque. No! Ah, ok, ho una serie di simboli di nuovo, no, Lorenzo. Cosa? Allora, ti spiego. C'è l'uscita, ma io sono uscito. No. Mi è mor... No, che infame. Sei un pezzo di merda. Ah no, guarda che c'è l'animazione di lui che ritorna indietro. Ma scusami, ma non era assolutamente così la situazione. No, infatti. Ho trovato la bad ending, praticamente. Mio Dio, i passi! Che male! In pratica hanno preso a schiaffi il microfono per farlo. No! No, allora, adesso ripartiamo questo livello perché... Assolutamente, non ti lascerò lì morto. Pezzo di merda. La bad ending. Non pensavo si potesse fare, scusami. Non si può fare, c'è solo quit game. Ma scusa. Sì, vabbè, adesso ricreato. Tanto abbiamo ricreato la stanza 7 volte. Sì. Ragazzi, comunque l'abbiamo finito, eh. Male. Male, ma l'abbiamo finito. Itami. Pezzi in merda. Oh, me merda. Vediamo cosa succede. The key is communication. Ho perso 211 frame durante la live. Lo 0,1%. Chissà dove sono finiti. Da Matthew. Non ho le statistiche. Non ho le statistiche di tipo quanti guarda la live e sta roba qua. Quindi cosa abbiamo allora, capito? Se scusa, uno va su. Proviamo a. Aspetta, non andare su da solo. Stai buono. Andiamo su insieme. Vieni qua. Ma credo che se andiamo su insieme. Merda. Ecco. Ho cliccato. Watch your landing. Ma come game over? Ma non siamo finiti giù, non è vero? Io ho cliccato delle cose. Comunque, il mio retry è un piccolo puntino sopra la Y di un retry. Allora, proviamo a premere, a girare insieme sto coso, non lo so. Questo fa qualcosa, quando lo tocchi. Sì, giro. Secondo me ti apre la porta giù. Cioè, su, ti apre la porta. Ah, sì. E niente, se vado io... Cioè, ma finisce per forza così? No, dai, non è vero che finisce per forza così. No. Ah, c'è un tasto qua, Dov'è? Qui. Poi, questo che cos'è? Scusa. Satana. Vai su. E poi io provo a chiamare la... Hai volato per salire queste scale. Ciao, amico. Ma se faccio così, posso andare su o vado giù? Sì, Cryotech, adesso ci proviamo. Però bisogna capire la porta. Giù cosa da attraversare.
Non uscire se non mi parlano le orecchie. No, no, anche perché non ho. Non mi fa premere, non mi fa premere. No, testaro. Ok, guardate. Io adesso ho delle cose su, eh. Ho un tasto che va in su. Ok, aspetta. Sto facendo scendere l'ascensore, in teoria. Sì, ok. Però c'è sto timone che non capisco. Allora. Ok, quindi io qua premo... lì. Ho capito! Io devo salire sopra l'ascensore. Oh. Sei sull'ascensore te? Sì. Ok, sali? Sto salendo. Ok, adesso ti salgo sopra l'ascensore. No, sto... È buggato a merda. Sto scendendo. Ho capito cosa succede. Sto scendendo. Devi salire anche te. Scendi dalla porta. Mandami su. Ti mando su, aspetta. Merda, mi sa che mi puoi mandare su da solo da sopra. Ah no, aspetta, qua c'è. Ah! Ho trovato una leva. Dobbiamo trovare i 6 interruttori, Lorenzo. Cosa? Ci sono 6 interruttori, mi sa. Provo a mandarli su. No. Aspetta, però forse possiamo farlo scendere. Tu riesci a vedere dove sono io adesso? Guarda, sì. Guarda un attimo qua dentro. Ma tu puoi farlo scendere? Vedi che c'è una leva qua in fondo? No, non vedo così in alto. Posso correre e saltare lì se vuoi. No, perché? No, aspetta. Facciamolo scendere. Io poi vado su fino in cima e poi cerco di scendere. Ma io devo salire sopra il tetto adesso, aspetta. Ma adesso? Fammi salire sopra il tetto. Sì? No, non possiamo salire in due. Ok, vai. Ma così è uguale. Vabbè. Sì, non fa niente per farti capire cosa c'è sopra. Dopo rimandamelo giù, così vedi la leva che intendo. Non ti dico che sono le leve che ci sono dimenticati di attivare. No. Forse sono i consumabili però questi. Sì, no, penso di sì. Cioè sono i collezionabili. Sì, allora. penso. Oddio, spero che tutto il gioco non si basi su usare delle leve a caso. Adesso salgo anche io. Allora, vedi? Ci sono dei simboli qua, eh. No? Su in alto ci sono dei simboli. Ho detto, ci sono simboli. Ma sono gli stessi simboli di prima. Dobbiamo ricordarci l'ordine forse. Aspetta che salgo. Guarda nel panno dell'ascensore sopra. Non salire sull'ascensore, sennò vi butti giù e siamo morti. Sì, c'è una roba. Quella lì è la leva che ti dicevo. Ma quella lì quella è un collezionabile. La roba sta qua nei simboli. Anche noi ti vogliamo bene, brothers. Ma i simboli non si possono interagire, è quello il problema. E la leva è questa qui, è quella collezionabile. No, Lore. Io ho attivato due leve e si sono accesi due bottoni. Aspetta, ho fatto scendere l'ascensore. Ora in teoria posso farlo salire da qua, io salgo sopra. Sì, è vero. Da lì come faccio a farti scendere poi entrando nell'ascensore? Aspetta. Ma è lunghissimo questo ascensore. Una catena gigante. Ovviamente dura 60 anni. Non capisco i simboli però, cosa dovrebbero aiutarci a fare? Perché giù ci sono i simboli. Attivo quel coso. Ok, tre luci accese. Adesso devo farti scendere io, giusto? Merda, aspetta, ok. Non dirmi che era tutto basato su collezionabili. No, ma non erano gli stessi collezionabili, secondo me. Era diverse le leve? Ok. Spero. Anche perché ne ho tirate un paio. Un po' corto. Ah, una leva! Ah no. E niente, io sono bloccato qua adesso.
Non puoi scendere né salire? Ora puoi salire. No, perché ho sbagliato. No, non sei caduto nella lava, vero? No, no, no. Faccio un po' di Zeta Fighting, mi fa molto ridere. Ok, adesso scendo anche io. C'è un problema però, cioè... Abbiamo i simboli, ma i simboli possiamo mettere da qualche parte, E no, perché non possiamo tornare indietro. Sembra assurdo che devi prendere tutti i collezionabili per poter scappare. Devo poter scappare in due. A meno che non fossero collezionabili. Guarda che sono tante altre 5, eh. Non ce le abbiamo qua 5. No, se di più sono 8 sono in totale. Tipo tutti i livelli. No, non può essere, è una merda. Invece mi sa di sì. Il gioco lo finisci. Semplicemente non insieme. Devi stare attento. Che cacata. Che grande cacata, bro. Niente, ragazzi, mi sa che uno dei due deve morire qui. Vabbè, ti faccio scappare te sto giro. Esatto. Dopo adesso andiamo a cercare su internet, perché... Sì, chiaro. L'accetto. Io perché se ci pensi abbiamo acceso le ultime tre luci. Io avevo acceso la prima, mi ne avevo acceso un paio in realtà. Secondo me ha riavviato la partita. Devi farlo tutte di seguito, tra l'altro. Oh! Bravo, bravo. Complimenti. Niente, tutto dai. Tutto il cancello? Sì. Niente. Che finale di merda. È proprio a livello di design, è un po' una cazzata. Perché non era chiaro che quelli No. È palesemente un modo per fartelo rigiocare due volte. Sì. Senza Mamma gusto mia. Perché poi gli non hai i cassi. Sì, puoi dormire meglio. Un po' arrabbiato, possibilmente. Sì. Allora, vediamo un attimo. We were... Video tu soluzione finale quit game, yes, adios. No, non voglio vedermi dei video dove mi spieghi come si gioca. Lol, ma va. Allora, vediamo cosa dice. Buonanotte, Krysek. Grazie per averci seguito. Ragazzone. E alla prossima. Assolutamente. Sì. Allora aspetta, dice pull the light switch, sì, step 1 pull the light switch from the previous puzzle. Grazie al cazzo. Però aspetta, dice sopra la light switch ci sono i sei simboli, quelli dell'altro gioco.
E dice, downstairs, vai indietro ai sei simboli e inserisci i sei simboli dell'orb. E come torno indietro? Non lo so. Oddio, semplicemente rigiocandolo? Cioè, torno indietro il livello? Magari sono Ah, sempre gli stessi? probabilmente. Però scusami, sì, può essere. Non è molto chiaro. Non so se vale la pena provare. No, no, direi di no. Sto cercando di capire se c'è una vera soluzione, un po' scritta meglio di questa, che era un po' una cacata. Ah no, ok, se non hai trovato tutte le leve ti attacchi al cazzo. Sostanzialmente era questo il Perfetto. riassunto. Ok. Allora abbiamo masterato il gioco praticamente. Yes. Un po' brutta come Sì, finale, non... Vabbè, è anche il secondo gioco della saga, quindi eh. Sì, però potevano potevano impegnarsi. sicuramente fare meglio. Ci voleva poco, tipo non mettere delle leve obbligatorie per vincere. Senza dire niente. Esatto. Bastava dire che erano le leve fondamentali, uno l'avrebbe anche trovato. Esatto, sì, anche perché le ho viste, poi ho deciso di non premerle più. Ma a parte che io Sì, ne avevo premuta esatto. qualcuna, quindi No, ma anche io, quindi secondo non. me, appunto, devi fartela tutta di fila. Noi alla fine ricominciamo, Uno. cioè. Sì, perché alla fine dura 3 ore se lo giochi veramente tutto di Sì, fila. Ci sta. oddio, ma. Stavo guardando la grafica per farla, quindi ho aperto un game walkthrough a caso e full walkthrough 1 ora e mezza. Non so, questi sei a memoria di indovinelli, magari sì. Esatto. Quindi parliamo con la chat, le cose. Va bene. Direi che dobbiamo fare un raid. È il Dobbiamo doppio fare raid il questo. ride. Yes. Anche se E perché è proprio a Ciccio Gamer 89. Bello Ciccio Gamer. Anche se abbiamo uno spettatore al momento, che è Sì, abbastanza raro. esatto. Uno sono io, quindi non so Ok. se abbiamo spettatori. Ti Beh, dirò. direi allora niente raid per oggi. Ride Che di triste. nessuno. E niente. La nostra avventura Niente. termina qui, quindi. La prossima volta si riporta l'episodio nuovo. Magari We are meno here buggato. forever. We are here forever. Esatto, se non mi abbandoni di nuovo, pezzo di merda. Va bene, ragazzi. Io? Cosa ho fatto? Cosa? Io non so niente. Ci si vede alla prossima. Bacioni e ciao.